Bergamo. Accanto a Santa Maria Maggiore la Cappella del Colleoni, coi bassorilievi e le sculture dell'Amadeo, autore anche della tomba del condottiero. Nel 22 uno scacino scoprì che l'arca era vuota. Il rabdomante Malachia sta ora esplorando col suo estesiometro se il sottosuolo nasconde la salma, secondo testimonia un cronista del 600. Il piccone dice l'ultima parola. Qui veramente riposava dal 1475 il capitano della Serenissima, accanto alla figlia Medea, morta di consunzione. Il professor Taramelli, con resine e soluzioni di urea, ricompone i resti. Scheletro di gigante. Monsignor Locatelli, benemerito del ritrovamento, confronta un ritratto con la struttura del teschio poderoso. La mandibola inferiore conserva tutti i denti. Un discendente osserva la testa scolpita dal verrocchio, il volto offerto alla posterità.